E Claudio Lombardo di Mare Amico stamani ha voluto sensibilizzare sia Teresa Bellanova che Davide Faraone, leader del partito di Renzi, sui danni ambientali che farebbe il rigassificatore a Porto Empedocle, sporgendosi dal belvedere di Porta di Ponte alla chiesa di San Pietro, con la vista della Valle dei Templi fino a Porto Empedocle. Quest'oggi è successo un fatto importante, siamo riusciti a far vedere all'ex ministro che la distanza effettiva che esiste tra l'ipotetico rigassificatore che deve nascere a Porto Empedocle, la Valle dei Templi, le case dei cittadini di Porto Empedocle, la casa natale di Luigi Pirandello. E il ministro Bellanova non ha potuto che prendere atto che in effetti vi sono dei pericoli, vi sono dei rischi e che va valutata la nuova situazione. Alla luce di quello che siamo riusciti a dimostrare visivamente. È un rischio che non possiamo correre, anche se il ministro Bellanova, Calenda e Renzi sono favorevoli, come è giusto che sia, ai rigassificatori. Un rigassificatore sì, ma non in quel luogo, che non è assolutamente idoneo. Ma ci sono altre proposte alternative, per esempio l'Italia sta puntando tantissimo sulle navi gassiere che attraccherebbero nelle zone a nord dell'Italia dove è maggiore il consumo del gas. Staremo a vedere, certamente noi ci battiamo per il rispetto dei nostri luoghi, sarebbe la fine assolutamente della vocazione turistica di Agrigento e di tutta la provincia. Ecco, Mare Amico come si schiera per questo progetto che prevede 340 km di acque per le pale eoliche? Porto Empedocle continua a essere il punto preferito per il saccheggio della natura, del territorio, dell'ambiente. Questo progetto, che giova a ricordare, è stato presentato da una ditta che ha un capitale sociale di 10.000 euro, quindi è una cosa assolutamente ridicola, però il progetto è molto serio e preoccupante. Noi siamo diventati lo scarto d'Italia, gli impianti importanti, pesanti, vengono a farceli nelle nostre zone. Noi invece la Sicilia deve essere vocata ed è vocata al turismo e quindi non vogliamo l'industrializzazione. Noi siamo per le fonti alternative, però vanno valutati i luoghi dove impiantarle. Ecco, suggeriamo che mancano solo le scorie nucleari. Sì, mancano proprio le scorie nucleari e qualcuno ha ipotizzato un sito a Palma di Montechiaro. È una cosa assurda. Non possiamo essere lo scarto d'Europa.